Uno scoop, o meglio, un vero e proprio giallo scuote il mondo della musica classica. Un misconosciuto compositore del Settecento, Andrea Lucchesi, sarebbe, secondo il suo biografo ufficiale, Giorgio Tapoca, studioso veneziano, il vero autore di musiche da tempo immemorabile attribuite a grandi compositori come Haydn, Mozart e Beethoven. Lucchesi è un compositore che non solo è sconosciuto al grande pubblico, ma in realtà fino a pochissimi anni fa era sconosciuto anche al pubblico degli specialisti e anche agli addetti ai lavori. Era una sorta di buco nero nella storia della musica. Diciamo che è da una ventina d'anni che si incomincia a parlare di lui e che si è incominciato a recuperare la sua musica, riascoltarla e dunque a eseguirla. Al di là del fatto che Lucchesi è interessante per capire il Settecento, Lucchesi è un compositore interessante in sé. E noi abbiamo questa immagine della storia della musica che procede per grandi geni, grandi figure, no? Quindi abbiamo Bach, abbiamo Mozart, abbiamo Beethoven, ma questa è un'immagine costruita. E il grosso problema della storiografia musicale è che si parla di classicismo viennese come se fosse piovuto così dal cielo e nato misteriosamente. Prima, innanzitutto, è un paradosso, perché in realtà nessuno dei tre grandi protagonisti del classicismo viennese era viennese. Ma l'altro aspetto da così rivedere è che comunque al classicismo viennese ha contribuito anche la musica italiana. Ma questo in sede musicologica lo si dice già da 80 anni. A livello di grande pubblico ancora non lo si percepisce. Il discorso Lucchesi, devo dire sinceramente che neanch'io lo conoscevo fino a un paio di anni fa, è stata una sorta di folgorazione, innanzitutto un incontro assolutamente casuale su internet con questo nome che io appunto non conoscevo, i miei insegnanti non me ne avevano mai parlato, nei libri di storia della musica io non l'avevo mai visto, per quanto la storia della musica in conservatorio si studi un po' a grandi linee. Sicuramente questo nome non faceva parte dei compositori che io avevo studiato e quindi la curiosità è scattata nel momento in cui io ho letto di questo nome, mi sono andato a documentare e ho scoperto che c'era tanto da scoprire. Si parla di plagi, si parla di attribuzioni false, attribuzioni sbagliate, c'è tutta una sorta di thriller dietro alla storia di Lucchesi che anzi secondo me è un grande materiale anche per il grande pubblico, nel senso che questa storia merita davvero di essere conosciuta. Sulla questione del presunto plagio di Mozart, ma anche di Haydn nei confronti di Lucchesi, bisogna aprire un discorso enorme. Però bisogna partire da una premessa. Mentre oggi è assolutamente certa la paternità di un'opera, non era così nel Settecento. Non era così perché non esisteva un diritto d'autore, né nazionale né internazionale, né tantomeno internazionale. Perché le composizioni circolavano in gran parte manoscritte, perché i maestri di cappella non firmavano le loro opere. Quindi problemi di attribuzione ce n'erano tantissimi già all'epoca. Certo, la tesi di Giorgio Tapoca è estrema, perché Giorgio Tapoca sostiene che sostanzialmente tutte le sinfonie giovanili di Haydn, quindi le prime 60, le ultime sinfonie di Haydn, quindi le ultime 12, probabilmente le stesse nozze di Figaro di Mozart non siano di Mozart ma siano di Lucchesi. E in alcuni casi le osservazioni di Tapoca sono sconvolgenti, perché sono supportate da prove.
Quando Taboga mostra un manoscritto della Sinfonia parigina di Mozart, conservata in una biblioteca tedesca, dove sotto il nome di Mozart si legge a braso il nome di Lucchesi, beh, la cosa ci deve far pensare. Vuol dire che all'epoca qualcuno l'aveva attribuita a Lucchesi, o al contrario, da Lucchesi era passata a Mozart. Quindi non mi stupirei e non mi scandalizzerei se ci fossero opere di Mozart che in realtà non sono di Mozart, perché questo veramente rientra in tutto quel problema di attribuzioni di cui il Settecento offre tantissimi esempi. Taboga parte da un interrogativo in sospeso tra gli specialisti: chi fu il vero primo maestro di Beethoven? I biografi non hanno mai dato risposte convincenti e gli studiosi tedeschi citano il nome di Lucchesi in maniera progressivamente più riduttiva e marginale, fino a quasi ometterlo dal tutto dalla storia del classicismo viennese. Dagli anni 90 Giorgio Taboga, al fine di accelerare il processo di riconoscimento di questo musicista veneto, ha deciso di porre l'interrogativo sul ruolo di Lucchesi nella formazione del genio Beethoven. Mio padre non era un musicista e non era un musicologo. È stata, credo, la sua salvezza, nel senso che, non avendo una preparazione, una formazione musicale, è riuscito a andare oltre la strada tracciata. Era matematico e la logica è stata la guida della sua vita, per quello che riguarda appunto soprattutto la ricerca su Andrea Lucchesi. E ora anche il pianista varesino Roberto Plano ha deciso di dedicare la sua attenzione, nonché un intero CD, ad Andrea Lucchesi, il compositore fantasma, dandone una lettura appassionata e offrendo a noi di Culture la testimonianza su un mistero pronto a essere svelato. Io mi sono divertito molto a interpretare Lucchesi, perché è una terra di confine assolutamente interessante, nel senso che si parla di una musica che ha degli elementi del barocco e che nello stesso tempo ha degli elementi dello stile galante, che apparteneva all'insegnante di Lucchesi, che era Baldassare Galuppi, ma che nello stesso tempo ha degli elementi del classicismo, quello che appunto veniva chiamato classicismo viennese e che in teoria non doveva avere niente a che fare con compositori italiani. E mi ha divertito molto il fatto che, dopo aver suonato Lucchesi in America, un ascoltatore è venuto da me dopo il concerto e mi ha detto: adesso c'è l'anello mancante, quello che mi mancava, ho scoperto chi ha iniziato a scrivere in modo classico, cioè chi ha iniziato il classicismo in Italia, in Europa, e mi sono sempre chiesto perché in Italia non ci fosse.